Sono alcune slide che ho preparato per visualizzare un po' il nostro progetto. Siccome la mente di questo progetto è un giornalista, per una volta ho preso le domande che i giornalisti sempre si fanno, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, e le ho applicate al nostro progetto. Quindi questi sono i nomi delle persone che compongono il progetto, e proprio dai nostri nomi nasce la parte Amaranto, mentre Bluk è stato la nostra prima idea, quella di un libro in forma di blog, proprio per cercare di trovare una nuova idea di libro che potesse andare verso le persone, quindi assumere una forma vivente sfruttando le potenzialità della rete. Andare avanti, c'è nel nostro nome c'è un po' anche un cibo che è appunto l'amaranto. L'amaranto è uno pseudocereale che è noto sin dall'epoca delle civiltà precolombiane, ha delle proprietà che favoriscono la longevità e quindi si associa abbastanza bene al nostro Bluk, che si intitola Allungati la vita e contiene tutta una serie di informazioni su come restare giovani, quindi sia dal punto di vista dell'alimentazione che degli stili di vita. E inoltre, si può andare avanti, abbiamo riportato i colori che sono l'amaranto, un po' diverso dall'amaranto comunemente, il colore comunemente indicato in italiano come amaranto, perché l'amaranto è proprio il colore del fiore dell'amaranto, e blu perché richiamava un po' la parola Bluk. Andare avanti. Ecco, cosa fa Amaranto Bluk? Amaranto Bluk propone in rete delle notizie su argomenti di medicina, sanità, scienza e alimentazione, tenendo sempre in gran conto quelli che sono secondo noi i valori fondamentali dell'informazione, anche e soprattutto in rete, perché purtroppo in rete si trovano tante informazioni delle quali o non si riesce a sapere la fonte, o non riusciamo a sapere più se sono vere oppure no, e quindi verità, indipendenza, libertà e diritto di cronaca, perché chiunque volendo, sapendo come fare, può accedere alla rete e riportare la sua opinione. Ecco, dove si trova Amaranto Bluk? Si può trovare in rete in tantissime realtà. Diciamo che noi l'abbiamo preso un po' come un viaggio attraverso la rete, quindi ci siamo fermati in molti porti, cioè abbiamo provato i più comuni, perlomeno social network, quindi ci trovate sia su Twitter, su Facebook, ultimamente anche su Pinterest, cercando ogni volta di adattare al tipo di media quale potessero essere le informazioni più o meno adatte, diciamo, al particolare tipo di strumento che stavamo utilizzando. Poi alla fine si vedranno alcuni esempi. Ecco, quando siamo in rete dal 2009 e più o meno quotidianamente riusciamo a mettere qualche nuova notizia o con un tweet, oppure spesso facciamo tipicamente su Twitter facciamo dei live dai congressi medici che Mario Pappagallo ha occasione di seguire, quindi ci sono delle informazioni veramente in tempo reale apprese durante i congressi medici.
Poi abbiamo blog oppure anche pagine Facebook, anche di queste vedremo degli esempi successivamente. E man mano che vengono un po' alla ribalta dei nuovi social network, non so, mi viene in mente l'ultimo esempio, quello di Pinterest. Abbiamo provato anche con Pinterest, ovviamente ogni volta è una scoperta, poi ci sono alcuni strumenti che incontrano più o meno i favori delle persone, quindi è tutto un po' ancora da scoprire. Ecco, perché stiamo facendo questa cosa? Perché abbiamo avuto l'idea che forse si poteva portare un po' più di informazione dove le persone ultimamente vanno a cercarla, quindi non solo sulla carta stampata, sui quotidiani o sui libri, ma anche sulla rete, sul web e sui vari strumenti social media che si stanno sviluppando in questi anni. E anche volevamo provare a distribuire della conoscenza accidentale, chiamiamola così, cioè far passare delle informazioni dove magari uno si aspetta di trovarle, non so, uno sta su Facebook a chiacchierare con i suoi amici e casualmente vede passare una notizia che riguarda l'alimentazione vegetariana. Potrebbe essere un modo diverso di informare le persone senza quasi che loro se ne rendano conto. E quindi anche qui siamo presenti sul web e sui social network, quindi su Facebook, su Twitter e strumenti simili. Ecco, qua si vedono alcuni esempi, queste sono alcune pagine, ne ho scelta una che parla appunto di alimentazione, questo è il nostro blog che si chiama Allungati la vita, lo trovate sulla piattaforma Blogger, una sorta di libro vivente dove ci sono delle risorse anche audio e video, degli articoli, dei paragrafi che parlano di alimentazione sia dal punto di vista delle proprietà dei cibi, sia dal punto di vista della prevenzione che si può attuare scegliendo dei particolari cibi e degli stili di vita che ci aiutino appunto a vivere più in salute più a lungo. Questa è un'altra pagina, poi ci sono qui sulla destra si vedono li abbiamo chiamati intermezzi di ricerca, delle notizie magari un po' svincolate dalla struttura del libro, ma che comunque possono essere utili. Per esempio c'è un capitolo, un paragrafo sulla frutta e verdura anti-influenza che può aiutarci magari a usare meno medicine e sfruttare un po' di più le proprietà dei cibi. Questa è la filmografia della longevità, anche questa fa parte del Blook, abbiamo messo delle risorse video che magari mentre uno sta leggendo il Blook possono aiutarlo a focalizzare comunque dei concetti in una maniera un po' diversa dalla semplice leggere un libro, insomma, per distinguerlo un po' dalla carta stampata. Ecco, poi per quanto riguarda per esempio l'alimentazione vegetariana di cui parlavamo anche prima, poiché Mario Pappagallo ha avuto occasione di scrivere un libro che si chiama proprio Verso la scelta vegetariana, dedicato alle scelte del rinunciare alla carne in quanto potenziale comunque cancerogeno.
abbiamo pensato di illustrare in qualche modo sui social network, in questo caso su Facebook, l'esperienza nata durante la realizzazione di questo libro. Quindi abbiamo creato una pagina Facebook che si chiama come il libro Verso la scelta vegetariana, dove nel tempo abbiamo postato diverse risorse, cioè sia dalle recensioni che il libro ha raccolto su varie riviste, ma anche notizie comunque collegate all'uscita del libro, risorse audio e quant'altro. Sempre collegato al libro della scelta vegetariana c'è un ricettario elettronico, chiamiamolo così, nel quale abbiamo riportato alcune delle ricette che fanno parte del libro, perché il libro si divide in due parti. Una seconda parte è un vero e proprio ricettario con 200 ricette della cuoca che ha collaborato. Questo libro si chiama Marchetti, e abbiamo prese alcune e le abbiamo riportate in questo ricettario elettronico, che è ovviamente disponibile in rete gratuitamente anche per chi non avesse avuto modo di comprare il libro, può comunque provare delle ricette vegetariane. Anche su Twitter abbiamo fatto degli esempi di tweet, diciamo, alimentari, mettendo delle mini ricette. Per un po' di tempo abbiamo anche fatto una specie di conteggio della longevità, quindi scelto, in questo caso c'è l'esempio degli spaghetti aglio, olio e peperoncino, era richiamato anche in uno dei video che aveva girato Mario, facendo una specie di calcolo di quanti minuti di vita in più si possono ottenere mangiando spesso gli spaghetti aglio, olio e peperoncino. E da ultimo, su Pinterest abbiamo cambiato un po', per non essere troppo noiosi, abbiamo visto il cibo da un punto di vista diverso, in questo caso cibo e poesia. Abbiamo preso due video da YouTube, che non sono nostri, tra l'altro erano pubblicamente disponibili su YouTube, e Mario ha scritto, diciamo, dei brevi commenti che possono così fare da contorno al cibo in questo caso. E da ultimo ci sono alcuni progetti aperti che abbiamo ancora, uno sempre sul tema dell'alimentazione e benessere. Stiamo scrivendo un nuovo ebook proprio su questi temi, ma cercando proprio di avvicinare l'alimentazione salutare alle persone, quindi con l'idea di aiutare le persone anche a fare la spesa in un modo corretto, a poter scegliere gli alimenti che possono fargli bene. E sullo stesso filone, questo è ancora tutto da studiare, però vorremmo fare delle video istruzioni che possano essere utilizzate da chiunque per ottenere dei benefici dal cibo. E l'abbiamo chiamato Amaranto Blu on Demand per adesso, una web cucina che non sappiamo bene dove sarà realizzata.